una griglia su Google Meet rappresenta solo due dimensioni. Invece qui c'è bisogno di tridimensionalità del rapporto diretto, e la tridimensionalità, se non la puoi raggiungere con la quotidiana frequentazione in classe, la devi creare attraverso quelle coordinate che sono per l'appunto per i ragazzi magari la musica. Ti presenti all'esame di stato. E così Andrea Franceschetti, 47enne, insegnante di italiano e latino al liceo Piero della Francesca di Sansepolcro, si è messo a cantare e scrivere canzoni per i suoi studenti per rendere le lezioni ai tempi del Covid più interessanti. Mi accorgevo che la novità di marzo si era trasformata invece in un'occasione per spegnersi piano piano, proprio in vista dell'esame di Stato. E allora, rivolgendomi ad un mio studente di quarta, Michele Braganti, gli ho proposto, sapendo che lui è musicista, un testo che avesse a che fare con l'esame di Stato e con la maturità, maturità, e gli ho chiesto di musicarlo in maniera tale da spronare i miei ragazzi. E ne è venuta fuori la canzone maturità. In che stato ti presenti all'esame di Stato? Non un cambi espressione, no felicità, se la chiamano maturità. X con zero che appartiene ad R, Cicerone strapazza quel verre, il bilancio di impresa Verlaine e Baudelaire, e nel mar in the sea dalla mer. Dopo maturità, una nuova hit dedicata in questo caso al ritorno in classe. Io mi dissocio dal vile massacro, dal settembre questo il consacro. Facevamo tutti il tifo per quello che è l'autunno del mondo, settembre, ma che rappresenta invece la primavera della scuola. Io sto con l'equinozio, io faccio il tifo per l'equinozio autunnale che ci consente di tornare a scuola. Così non è stato. Il prof ha comunque deciso di restare in aula, ovviamente vuota, per far vivere, seppur virtualmente, ai suoi ragazzi un pizzico di quotidianità. Ciao ragazzi! Se non altro potevano apprezzare nello sfondo la loro aula, la loro casa, anche perché io ripeto sempre che la scuola è un'altra casa, ma con la DAD purtroppo è un'altra cosa. Nell'anno dedicato alle celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, il prof adesso ha messo in musica alcuni versi dedicati al sommo poeta, intitolando il brano Dante 3D. Non sei foglio di carta che ingiallisce, quanto racconti resta e non svanisce. Volume hai dato a questo nostro mondo, è da te Dante che ci appare tondo. Sei terza dimensione ed è da qui che ribattezzo te Dante 3D. Riesce a parlare alle nuove generazioni perché è un classico, e un classico parla ai suoi posteri. Un classico è possibile rileggerlo in maniera diversa tutte le volte che lo si legge. E Dante è tridimensionale e contemporaneo proprio per questo motivo qui. Cosa spera di lasciare nei suoi ragazzi? Io spero con tutto il cuore di lasciare ai ragazzi quello che la scuola, nella mia parentesi scuola giovanile, ha lasciato a me, ovvero la voglia di conoscere, la voglia di stare insieme, la voglia di condividere.